Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, oggi sono in una nuova postazione, praticamente sono tornata alle origini, cioè sto girando dove ho iniziato a girare, praticamente adesso questo è diventato il mio studio. Non so se sarà tutto perfetto, nel senso di luci, di rumori, non so se si sente l'eco, quindi perdonatemi se tutto questo non andrà bene, come al solito cercherò di aggiustare il prima possibile le cose. Se mi sentite che ho una voce un po' strana è perché sono ancora mezza influenzata, lo sono stata ma lo sono ancora, quindi appunto questa è la mia situazione attuale. Oggi farò uno dei video più richiesti, penso il video più richiesto in assoluto qui sul mio canale, cioè ruolo di tamburi, la skincare routine. Sì, esatto, ragazzi, vi parlo di che cosa utilizzo. Se volete vedere che cosa utilizzo, vi metto magari il minuto in cui inizio a parlare proprio dei prodotti, però vorrei fare un discorso iniziale perché la skincare routine, diciamo, non si basa solo sul prodotto che è buono, ma la pelle ha un buono stato se ci sono delle premesse. Innanzitutto non possiamo pensare che la nostra pelle, a prescindere, stia bene. Mi spiego meglio. Non possiamo pensare di trascurarla, di mangiare male, di avere cattive abitudini e di avere una pelle perfetta di porcellana come quella del culetto di un bambino. Dobbiamo prendercene cura. Certo, c'è un fattore importantissimo che è quello della genetica, quindi se nella nostra famiglia fino a 60 anni non hanno una ruga, hanno la pelle perfetta, ce l'hanno né secca né grassa né hanno niente e ve la trasmettono anche a voi, siete fortunatissimi. Nella maggior parte dei casi non è così purtroppo, quindi ognuno di noi ha delle problematiche che possono essere una pelle disidratata, una pelle secca, una pelle grassa, una pelle tanto impura, diciamo. Ovviamente dipende dal caso, ognuno di noi ha le sue problematiche e quindi dobbiamo trovare i prodotti e il modo di prendercene cura nel miglior modo possibile. Come facciamo a prendercene cura? Una cosa che vi dico sempre è che il nostro fuori è lo specchio del nostro dentro, cioè se mangiamo male o comunque abbiamo cattive abitudini, tutto ciò che è dentro il nostro corpo si rispecchia su quello che è fuori. Quindi se mangiamo, non lo so, fritto tutti i giorni, può darsi che, cioè molto probabilmente, la nostra pelle tenderà ad essere grassa e impura. Se ci esponiamo tanto al sole senza protezione, probabilmente la nostra pelle presenterà tante macchie, sarà disidratata, tenderà ad avere una comparsa di rughe in età abbastanza giovane. Capite quanto è importante prendercene cura? Oltre che alla genetica, possiamo fare tanto noi avendo delle buone abitudini di vita che si rispecchiano comunque sulla salute poi della pelle, ma anche dei capelli. E non parlo della pelle soltanto del viso, ma anche di quella del corpo. Non so se in questo video sembro tipo Bianca Fantasma, un po' lo so in realtà, però forse con questa luce sparaflesciata poi è buio, potrei sembrarlo ancora di più. Un'altra cosa, ho deciso di fare questo video struccata proprio per mettere a nudo, diciamo, la mia pelle. Lo so che mi ci vedete sempre struccata, però non lo so, ho preferito fare questo video in questo modo. Una cosa molto importante quando si parla di prendersi cura della propria pelle, bisogna capire che tipologia di pelle si ha, perché ovviamente se ho una pelle secca non posso utilizzare dei prodotti che sono adatti ad una pelle grassa. Sembrerà scontato dirlo, ma molto spesso le persone comprano una cosa solo perché magari a livello pubblicitario è carina, dicono: ah sì, questo è figo, può fare per me, ma in realtà non pensano, non riflettono su poi quali sono le necessità della loro pelle. Vi voglio far vedere tutto quello che utilizzo per prendermi cura della mia pelle. Calcolate che io ho una pelle normale, quindi non è né secca e né grassa. Fino a un annetto fa, forse un annetto e mezzo fa, la mia pelle era abbastanza secca, poi si è trasformata perché me ne sto prendendo molto cura, poi vedrete, utilizzo tantissime cose, e la mia pelle è diventata normale, quindi sono ad un punto in cui mi trovo molto soddisfatta della mia pelle. E proprio perché non presenta né troppa secchezza né troppa oleosità. Prima di iniziare a farvi vedere tutti i prodotti, voglio dirvi quali sono le abitudini che possono, diciamo, regolarizzare la vostra pelle o comunque quali sono delle abitudini buone per il vostro corpo e la vostra pelle. So che ve le se sarete sentiti dire mille volte, però ragazzi, questo è quanto. Calcolate che io quando ero piccola non mangiavo né frutta né verdura, proprio zero.
e la mia pelle, i miei capelli erano aridi come il deserto. Poi crescendo ho cambiato le abitudini, adesso mangio molto molto meglio e noto che tutto sta molto meglio. Quindi, prima abitudine per prenderci cura di noi stessi, ovviamente mangiare bene. Parlo di non mangiare troppe schifezze, anche se sono buonissime, di non mangiare troppo fritto, insomma, le solite cose. Non c'è bisogno che io ve le stia qui a elencare, diciamo solo mangiare bene. 2. Bere tanta acqua. L'acqua fa benissimo alla nostra pelle, soprattutto se avete una pelle secca. Uno dei modi in cui potete aiutare la vostra pelle ad essere meno secca e meno arida è bevendo di più. Un'altra cosa che può aiutare molto la nostra pelle, sembrerà una stupidaggine, ma realmente è così, è fare attività fisica. Il sudare, lo stare in moto, non lo so, lo stare all'aria aperta se andiamo a fare una passeggiata, sono tutte abitudini che fanno bene alla nostra pelle. Un'altra cosa importantissima è non fumare. Lo so che tantissime persone lo fanno e tantissimi staranno pensando che pizza, sentiamo dirci sempre le stesse cose. Il fumo non è una cosa che fa bene, togliamocelo dalla testa, quindi se lo fate sappiate che questa è una cattiva abitudine, non posso dirvi bravi, fumate, state aiutando voi stessi ad essere migliori. No, non è così, il fumo fa male a noi stessi, dentro e fuori. E fa male anche agli altri che vi stanno intorno, infatti odio le persone che ti fumano lì a 1 centimetro e tu le ucciderei. Comunque, a parte questo, un'altra cattiva abitudine, già ve l'ho detto, è esporsi poco al sole diretto, cioè evitare. Il sole fa bene alla pelle, già ve l'ho detto in un altro video, in quello in cui parlavo di come prendere il sole. Il sole fa bene al nostro corpo, il problema è che dobbiamo prenderlo in modo adeguato, quindi stiamo sotto al sole nelle ore in cui non scotta tantissimo e non è così tanto caldo. Esponiamoci sempre utilizzando una protezione solare, prendere il sole in modo adeguato. Questa è un'altra abitudine che dovremmo seguire. Detto ciò, inizio a farvi vedere i prodotti che utilizzo. Ho già parlato abbastanza, ma secondo me questo era un discorso necessario per quanto riguarda la skincare routine. Altra cosa molto importante che mi stavo dimenticando di dirvi e non so per quale motivo, poi per fortuna mi è tornata in mente: la pulizia del viso, non quella che si fa dall'estetista, quella che facciamo noi con i detergenti, con gli struccanti, è fondamentale. Il viso va pulito perché sul viso ci mettiamo il trucco, ci va lo smog e tutte le schifezze che facciamo girare in questo mondo, ci tocchiamo, quindi ci sono tanti batteri. Il viso va pulito e va struccato bene, altrimenti quello che rischiamo è che tutti questi batteri e queste impurità vadano a formare delle imperfezioni sul viso, come ad esempio brufoli, punti neri e robe del genere. Più teniamo pulito il nostro viso, quindi lo puliamo adeguatamente con questi detergenti e struccanti, meno avremo la comparsa di imperfezioni. Imperfezioni, attenzione, vanno separate dagli sfoghi ormonali e quelli derivanti dalla cattiva pulizia del viso. Quelli ormonali non dipendono in assoluto da struccarsi male o robe del genere. Se siete adolescenti, se avete un periodo in cui appunto avete gli ormoni un po' impazziti, anche se fate tutti gli step di pulizia del viso, purtroppo può succedere che vi vengano imperfezioni, acne e robe del genere. Le altre invece dipendono dalle nostre cattive abitudini. Come pulire, è importante anche sfoliare il viso. Più esfoliamo sempre in modo adeguato il viso, più la nostra pelle sarà luminosa, più ci sarà un ricambio veloce di cellule e alla nostra pelle risulterà più compatta, più luminosa, più morbida. I prodotti che ci andremo a mettere sopra verranno assorbiti in modo più profondo e in modo migliore, che se appunto non andiamo ad esfoliare e pulire la nostra pelle. L'esfoliazione va fatta sempre in modo delicato. Se prendete l'esfoliante, lo zucchero, qualsiasi cosa utilizzate per fare appunto l'esfoliazione del viso e andate a strofinare fortissimo, potreste avere l'effetto contrario, quindi la pelle viene stressata talmente tanto che vi tira fuori delle imperfezioni. L'esfoliante va passato in modo delicato sul viso, dobbiamo accarezzare il nostro viso, non andarlo a distruggere. Ok, adesso iniziamo con i vari prodotti. Scusatemi per il discorso introduttivo lunghissimo, ma secondo me era necessario. Adesso vi faccio vedere quello che faccio io. Partiamo dalla mattina, ovviamente non lo faccio insieme a voi perché già l'ho fatto, e utilizzo un latte detergente, sì.
Il viso va pulito anche la mattina perché la sera prima abbiamo messo tutte le creme e comunque la notte ci siamo strofinati su un cuscino, quindi è necessario andare a pulire il viso. Io utilizzo un latte detergente, questo qui è di L'Oreal e è il latte fiori rari per pelli secche e sensibili. Mi trovo davvero tanto bene con questo detergente. Questo c'è sia per pelli secche e sensibili sia per pelli miste e oleose. Attenzione perché magari non vi dirò tutti i nomi esattamente qui, vi lascio scritto tutto nell'info box in modo che possiate avere direttamente il link del prodotto senza sbagliarvi. Prendo una pompettina di latte detergente e lo vado a passare sul viso e poi lo sciacquo direttamente con l'acqua. Quando mi asciugo con l'asciugamano non vado mai a strofinare in modo aggressivo il viso, ma vado sempre a tamponarlo. Siccome è una cosa che vi ripeterò per tutto il video, siccome c'è già la forza di gravità che fa scendere il nostro viso purtroppo, non aiutiamola, non contribuiamo a questo, ma cerchiamo di essere il più delicati possibili quando facciamo tutti i passaggi della nostra skincare. Poi passo all'applicazione della mia crema idratante, che è questa qui ed è della Sobio. È praticamente una crema anti-age. Sì, lo so, ho 25 anni e forse neanche ne ho bisogno. Non l'ho presa perché è anti-age, l'ho presa perché volevo provarla, mi è piaciuta tantissimo e ho utilizzato tipo 4 barattolini di questa. Ne prendo un po' e la stendo su tutto il viso. Vi faccio vedere tra un po' come stendo la crema facendo il passaggio per la sera. Sempre della stessa linea utilizzo anche il contorno occhi, che è questo qui. Spero si veda perché con la luce purtroppo il bianco non esce fuori bene. Lo vado a mettere sul contorno occhi e sul contorno labbra. Anche questo vi faccio vedere tra poco come lo applico. E praticamente la mia skincare della mattina è finita qui. Super semplice e super veloce, però molto molto efficace. Vado poi a truccarmici sopra, si applica benissimo il trucco sopra questa crema, non mi ha mai dato nessun problema. Facciamo finta ora che io sia truccata. Arrivo alla sera e quello che vado a fare è mi devo struccare. Lo so che sembrerò maniacale nei miei passaggi di struccaggio, però vi ripeto, voglio levare ogni piccolo residuo di trucco sul mio viso. Prima cosa, se ho tipo il rossetto liquido che magari è asciutto e non riesco a levare con un semplice fazzolettino, utilizzo di Yves Rocher il bifasico. Mi trovo molto bene con gli struccanti di Yves Rocher, non con tutti, soltanto con questi due che vi faccio vedere. Questo è quello bifasico, appunto, quindi lo shakerone metto veramente 2 gocce sul dischetto perché quelle mi bastano, porto via il rossetto e proseguo con i passaggi di struccaggio. Quello che vado a fare è vado a bagnare il mio viso, c'è un video dedicato allo struccaggio che vi lascio qui se volete vedere ogni passaggio fatto nel video. Non ve l'ho rifatto per non annoiarvi. Vado praticamente a bagnare con l'acqua il mio viso. Passo le dita anche sul mascara in modo da scioglierlo leggermente, così è più facile da struccare con lo struccante. Come altro struccante utilizzo questo qui, sempre di Yves Rocher. Dai, metti a spero, ok, credo abbia messo a fuoco. Questo qui è un detergente struccante. Che cosa faccio? Ne metto un po' sulla mano, vado prima sugli occhi e poi sul viso. Sono sempre delicata, non vado mai a strofinare, vado sempre ad accarezzare il viso. Se ci fate caso, sto toccando il mio viso con i polpastrelli, non vado mai con il palmo della mano perché in questo modo sono più delicata. Sciacquo tranquillamente il mio viso con un po' di acqua e lo lascio bagnato. Metto sempre il detergente di Yves Rocher sul Clarisonic. Lo accendo e lo passo sul viso, mi concentro sulla fronte, naso, lati del naso e mento. Non passo mai tanto sulle guance perché sono delle zone del mio viso un po' sensibili e ho notato che preferisco fare in questo modo. Sciacquo nuovamente con l'acqua. E non ho finito qui con lo struccaggio, ve l'ho detto, potrei sembrare un pochino maniacale in questo passaggio. Prendo 2 dischetti di cotone e un pochino di acqua micellare di Sephora, che è questa qui ovviamente, prendo il barattolone gigante perché conviene e è quella che mi piace tantissimo il packaging perché voi mettete il dischetto, spingete e imbevete direttamente il dischetto. Prendo i miei 2 dischetti di cotone e passo sulle metà del viso, quindi qui sotto il sopracciglio, intorno agli occhi, bla bla, intorno a tutto il viso e anche sul collo. Non vi dimenticate mai del collo
perché il trucco l'abbiamo messo anche lì e anche collo e décolleté fanno parte comunque della skincare del viso. Se vi struccate sotto la doccia, io passo il Clarisonic anche sul collo e décolleté. Prendo i miei due dischetti di cotone e li butto via. Adesso posso iniziare ad applicare le mie creme finalmente. Utilizzo nuovamente la crema che ho utilizzato la mattina, che è la crema da giorno, in combinazione della stessa linea con la crema da sera. Perché non utilizzo solo quella da sera? Perché non mi piace tanto utilizzata da sola, ma in combinazione sì. Quello che hanno fatto è che la crema da sera è quasi oleosa, è come se questa da sera sia solo oleosa ma non contiene acqua e quella da giorno contenga quasi solo acqua, cioè acqua e olio. Quindi quello che faccio, li mischio per avere il mio mix perfetto di creme. Non lo faccio anche il giorno perché altrimenti potrei avere una base un po' troppo grassa. Se noto che la mia pelle un giorno è particolarmente disidratata, un pochino asciutta, vado a fare questo mix anche la mattina, ma metto veramente poca di questa crema qui. Se avete una pelle grassa, mista grassa, vi consiglio comunque di provare questa qui perché trovo sia molto molto carina. Se anche questa risulta un po' troppo grassa per voi, vi lascio sempre qui sotto in descrizione una crema di Clinique che per le pelli grasse trovo molto carina. Prendo un pochino di crema, io vado con la parte sopra dell'unghia per ovvi motivi, altrimenti si infila tutta sotto la crema. Con l'altro dito vado a prendere la crema da notte, vedete, ho diciamo quasi un 50-50. Metto la mia crema così sulle dita, ancora una volta non vado con il palmo della mano, questo video sarà lunghissimo. Le mischio sulle mie dita e inizio ad applicarle. Se fate questa cosa con i polpastrelli e non con i palmi delle mani, vedrete quanto l'applicazione della crema sarà delicata rispetto magari a come fate solitamente. Quindi faccio dei movimenti davvero davvero leggeri e se ci fate caso, i movimenti che faccio sono sempre verso l'alto, a parte magari qui sul décolleté che vado a stendere un po' la crema. Però sul collo vado così a tirare la crema verso l'alto, non vado mai verso il basso. Anche qui vado verso fuori e verso l'esterno. Non vi dimenticate nessuna parte del vostro viso. Ancora una volta tiro la mia pelle verso l'alto, massaggio qui al centro della fronte e tiro verso l'esterno e verso l'alto. Voilà! Prima crema applicata. Prendo il contorno occhi e ne metto un pochino qui sul contorno occhi. Wow, Giulia! Ne metto un po' anche qui sul contorno labbra, davvero pochissima, vado con il polpastrello e la metto sul contorno labbra. Polpastrello del medio, mi trovo bene in questo modo, potete utilizzare, dicono di usare il, come si chiama, l'anulare, però sinceramente non mi sento proprio brava ad applicarlo in questo modo, quindi utilizzo il medio e poi mi aiuto con l'anulare, vedete, vado a stendere la crema del contorno occhi sempre in modo super delicato, ragazzi, non dobbiamo tirare questa zona. Faccio magari un po' avanti e indietro, però cerco di concentrarmi a fare dei movimenti da dentro verso fuori e verso l'esterno. Passo anche qui sulla parte superiore, però non vado mai proprio sulla palpebra, mi mantengo qui sulla palpebra fissa, diciamo. Se la zona del contorno occhi magari la mattina è particolarmente gonfia, faccio questa cosa, premo delicatamente e mi sposto verso l'esterno. Lo faccio magari per, non lo so, qualche volta fino a che non sento che i miei occhi riacquistano un po' di vita. Ora potreste fermarvi anche qui, soprattutto se avete una pelle particolarmente oleosa. Invece, se volete continuare, potete prendere, diciamo, chiamiamoli oli di bellezza. Utilizzo questo qui che è di The Ordinary, che ha un nome che non riesco mai a pronunciare, tipo 100% Plant Derived Squalane. Non lo so, non so se si dice esattamente così. Comunque è questo, ve lo metto qui sotto in descrizione. E vado praticamente, metto una goccia sulla fronte, una sulla guancia sinistra, una sulla destra, una sul collo di qua e una di qua. Ops, me ne sono cadute due. Ok,
cercherò di sbrigarmi per non fare un casino e massaggio questo lietto sempre nello stesso modo, quindi verso l'alto, qui sul collo. Io vado anche nella parte dietro del collo, ragazzi, sì, lo so, sono un po' maniacale probabilmente. Vado qui sulle guance, sul mento, non mi dimentico nessuna zona, e vado sulla fronte. Sto attenta magari a non andare troppo sul naso, perché è la parte, diciamo, che tende ad essere leggermente grassa del mio viso, quindi se vado anche lì magari tendo a farla diventare ancora più grassa di quella che è, anche se è veramente un pelino. Mi raccomando, se applicate gli oli vanno sempre dopo le creme. Se fate il contrario, l'olio è più spesso della crema, quindi la crema non passa attraverso l'olio e non viene assorbita dalla vostra pelle. Da quando faccio questa routine, quello che ho notato è che la mia fronte, che è molto segnata perché io sono da tanto tanto espressiva con la fronte, mi escono tutte queste rughe quando faccio tipo wow, così. E da quando faccio questa routine la mia fronte è molto meno segnata, cioè prima facevo così e mi rimanevano i segni, adesso non mi rimangono più. Ora vado a mettere un altro olietto di bellezza anche nella zona delle occhiaie. Non so, i passaggi sono tantissimi, quando li faccio ci metto 2 minuti, ovviamente adesso vi sto spiegando e ci metto tanto. Vado a prendere questo qui, sempre di The Ordinary, che è quello alla caffeina, e senza neanche spremerlo dal tubetto lo metto leggermente così sul contorno occhi. Ragazzi, una cosa che voglio dirvi è, quando andate sul contorno occhi non dovete andare proprio attaccati all'occhio, ma mantenetevi sempre un pelino distanti. Faccio la stessa identica cosa che ho fatto prima con la crema. Per finire applico il burro cacao, che applico circa in media più o meno 50 volte al giorno. Quelli che mi piacciono di più in assoluto sono quelli dei Provenzali e il Blistex, che però ho finito, non ho qui da farvi vedere, e faccio tipo tantissime passate. Le mie labbra, un po' per genetica, sono davvero tanto tanto secche, io bevo tantissima acqua, forse anche di più di quella che dovrei, cioè penso di arrivare a più di 3 litri / 4 litri al giorno, lo so, bevo tantissimo, e però le mie labbra sono sempre secche, ho il vizio di mordermi le pellicine, quindi ho sempre queste labbra spaccate con dei segni viola che sembra che mi hanno menato. Altre due cose che voglio farvi vedere, riallontaniamo l'inquadratura, anzi altre tre cose che voglio farvi vedere sono le due maschere che faccio e che mi stanno piacendo di più in questo periodo, anche se vorrei provarne delle altre. Soprattutto vorrei trovare una buona maschera idratante / nutriente, me la sapete consigliare? Scrivetemelo con un commentino qui sotto. E mi sta piacendo tantissimo questa maschera qui di Yes To, che è praticamente la sleeping mask, quella al cocco, quella nutriente, e poi sto utilizzando questa qui che è quella al carbone, quella purificante di Origins. Anche questa mi piace tantissimo, vorrei provare più prodotti di Origins perché secondo me sembrano molto carini. L'ultima cosa che voglio farvi vedere per questo video, e poi chiudo qui visto che non mi state più sopportando, è il dentifricio che utilizzo. Non so se qui sotto mi scrivete come il dentifricio. In tantissimi mi chiedete come faccio ad avere i denti così bianchi. In realtà a me non sembrano neanche così tanto bianchi. Infatti vorrei tanto fare lo sbiancante dal dentista. Ho provato a fare un paio di tipi di sbiancante, su di me non hanno funzionato, e poi quello che ho notato è che i miei denti diventano super sensibili, quindi non posso davvero farli e dovrei andare dal dentista ad informarmi, però so che costano davvero tanto. Comunque, a parte questo, il dentifricio che utilizzo io è, ve lo faccio vedere perché me l'avete chiesto, è questo qui dell'antica erboristeria, quello Oxy bianco, e in generale calcolate che io non bevo caffè, non bevo tè, non bevo bevande tipo Coca-Cola, robe che macchiano i denti, quindi probabilmente questo mi aiuta a non farmi ingiallire i denti. Per il resto non faccio davvero nient'altro. E niente ragazzi, questa era la mia lunghissima skincare routine. I passaggi fondamentali, ricordatevi, sono avere un buono stile di vita, struccarsi bene e usare i prodotti adeguati per il proprio tipo di pelle, basta, nient'altro. Grazie per aver guardato il video, spero che vi possa essere utile in qualche modo. Ricordatevi che tutti i link sono qui sotto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!